tempo che dedichiamo alla spesa, agli acquisti, è davvero impressionante. Che dobbiamo o vogliamo dedicare? Io voglio scegliere il meglio tra tanto. E devo ammettere che qui posso trovare tutto. E risparmiare anche tempo. O essere libera di godermelo. Se penso alla grande, vado sicura e carica di qualità. E qui il tanto non costa tanto. Iper la grande I. Pizza italiana rappresenta il Made in Italy, ma noi abbiamo pizza napoletana, pizza classica, pizza. Vincenzo Cimino, un napoletano come te, dove penso che farai la napoletana, ma però a volte fai anche tante altre pizze. Sì. Dimmi qualche differenza fra questa pizza napoletana classica. Sì, Cristiana, guarda, la pizza napoletana tra quella classica si differenzia un po' anche dalla cottura, perché la pizza napoletana viene cotta un po' più violentemente, se vogliamo dire così, per far sì che si gonfi e questo bordo bello grosso e svuotato. Il famoso cornicione vuoto. Sì, vuoto che facciamo. Quindi è una cottura veloce, temperature altissime, impasto molto morbido. E invece quando parliamo della classica si differenzia? Al bordino leggermente più basso, viene cotta un po' più lentamente, diventa un po' più croccante e la fetta si tiene bella tinca in modo tale che senti quel morso corto. Quindi sono... Ti posso dire una cosa? Una delle piccole Io differenze. Le mangio tutte, classica, napoletana, italiana, farcita, bianca, rossa, allora, a colazione, a pranzo e a cena. È la cosa più buona che c'è. Anche io, guarda, non è perché le faccio, non le mangio, ma mangio sempre pizza anche io. E... visto che parliamo di una pizza napoletana e una pizza per un professionista, tu nella tua pizzeria cosa usi per fare una buona napoletana con una farina? Vedo che qui c'è una farina che ha un colore un po' diverso, vedo che ha un nome che mi ricorda tante cose. Bisogna che mi racconti un po' di cose. Sì, io nella mia pizzeria uso l'asciore, che è una farina... è una tipo 2, all'interno contiene il germe del grano, delle parti cruscali ovviamente, è ricca di omega 3 e omega 6. Una farina Quindi una farina molto ricca, con tanti elementi. Sì. Un po' la farina antica, no? Se ti ricordi all'epoca c'era solo la farina integrale, poi c'era una farina un po' meno integrale, ma erano solo due, oggi ce ne sono tante. E noi abbiamo scelto questa tipo 2 che rispecchia un po' le caratteristiche di una farina antica, anche perché il nome, non so se l'hai visto il nome, Sciore vuol dire nel gergo napoletano fiore. Io mi ricordo sempre il mio nonno che diceva, anziché dire, come dico adesso ai miei colleghi, ai miei collaboratori, dico, mi è arrivata la farina stamattina. Mio nonno diceva, è arrivato Sciore. Sciore è un po' il fiore perché si chiamava così anticamente. E abbiamo riportato posto nome in maniera napoletana. La farina. Guarda, anche la mia nonna non era nella sua cucina normale, noi quindi pasta o dolci. Quando per esempio doveva fare il dolce, devoleva una farina, diceva è arrivato il fiore, anche lei, ecco. Nel dialetto romagnolo, perché il fiore rappresentava la farina migliore. Sì, assolutamente migliore. Sì, il fior di farina. Il napoletano fiore si dice sciore e abbiamo e quindi riportato un abbiamo po' questo usato nome, che rispecchia anche nome. La pizza napoletana. Mm. Poi abbiamo una ricetta per pizza napoletana che dopo sicuramente faremo. Quindi questo impasto... così ricco, cioè con una farina così ricca, sì. Che impasto mi fai? Come procedi? Diciamo che ha un alto contenuto proteico, quindi un grado di assorbimento maggiore a differenza di farine che hanno un medio-basso contenuto proteico. Quindi più acqua vuol dire? Più acqua, l'acqua è qualità, tu me lo insegni, quindi se diamo più acqua abbiamo anche più leggerezza e quindi i processi di maturazione avverranno prima, nonostante sia un W. Alto, quindi un alto contenuto proteico. È una farina ricca di un sacco di nutrienti,
perché è completa. Assolutamente sì. È elastica, ha una buona elasticità, sì, un buono contenimento di tutto quello che andiamo poi a produrre nella fase di fermentazione e lievitazione. Sì. E quindi è un impasto che si può anche anticipare nel tempo. Tu lo quanto tempo prima lo prepari? Diciamo come abitudine? Che io gli do dalle 36 alle 48 ore in pizzeria. È ovvio che a casa, se usiamo più temperatura ambiente, ridurremo quei tempi, perché in ambiente si sviluppa subito il processo in base alla temperatura. Però questa è una farina specifica per i professionisti. Sì, assolutamente sì. Quindi questa non si trova nel banco classico del supermercato, ma è una farina per i professionisti. Sì. E come fai la tua pizza con questa farina? Adesso vi mostro la ricetta, quella che poi uso nella mia pizzeria, quindi certo. Non c'è il segreto di Pulcinella. Quello ci che sono diciamo, le mani. Ma c'è l'amore per il proprio lavoro, quindi chi usa amore riesce a farla. Abbiamo questa farina sciore tipo 2, quindi germe del grano e parti cruscali, farina ricca, anche ricca di fibre. Abbiamo 1 chilo di farina. Abbiamo 700 grammi d'acqua, quindi siamo al 70% di idratazione, quindi 700 grammi per 1 chilo di farina. Abbiamo 1,5 grammi di lievito di birra, in questo caso uso quello secco, a differenza del fresco che dura un po' di più a temperatura ambiente. È più facile nel suo utilizzo, ecco, io solo dico per questo, è sempre pronto. È la stessa cosa, diciamo, quindi questo, meno errori si fanno con questo. Poi abbiamo il 2,5% di sale, quindi io vado 25 grammi di sale per chilo, perché comunque è una farina già ricca di sale minerali e quant'altro, quindi abbassiamo di qualche mezzo puntino il sale. Stessa cosa faccio nell'olio, qualcuno mi dirà, ma la pizza napoletana all'olio non si mette. Avete ragione, anticamente non si metteva, però l'olio apporta un beneficio all'impasto, quindi si mette vicino al glutine, trattiene i gas, quindi il panetto mi dura un po' di più. Io preferisco metterlo. Ne metti poco, mi sembra. Sì, quanto ne metti? Mettiamo 25 grammi a chilo d'olio, dai 20-25 possiamo oscillare. In questo caso abbiamo scelto 25 grammi a chilo. Anche perché adesso noi abbiamo dato la ricetta con 1 chilo, poi generalmente come in panetteria, come in pasticceria, si va a percentuali. Assolutamente, cioè si dice sì. Un 2,5%. Cioè. Assolutamente. E sì. Mi fai vedere come la impasti questa? Assolutamente sì. Partiamo dalla farina. Io amo partire dalla farina. A oggi non ho mai visto un panificatore che parte dall'acqua. Quindi noi pizzaioli che veniamo dal mondo della panificazione, dobbiamo partire dalla farina. Lavoriamo in macchina? Sì, io lavorerei in macchina, anche perché nelle pizzerie non si usa più impastare a mano, quindi no, oggi ormai anche a casa ti assicuro che le persone si sono dotate questa bellissima macchinetta che me la voglio portare a casa anch'io. Sì, no. Allora, farina, mettiamola tutta la farina. Ok. Poi gli metto subito il lievito all'interno. Quindi si distribuisce. Tu consigli di scioglierlo quello compresso con un po' di acqua o lo distribuisci nella farina? Diciamo che si può sciogliere con un'acqua, sempre a temperatura ambiente, quindi grosso modo quella di rubinetto. Se no, se usi questo secco lo metti nella farina, perché nella farina si attiva proprio con l'acqua. Con l'acqua. Quindi lo mescoliamo nella farina e si attiva con l'acqua. Io accendo la macchina, in questo caso. Questa è una macchina spirale che gira, ha un doppio movimento, perché oltre a girare la spirale gira il cestello, cosa importante, quindi sì, assolutamente sì. Bellina. L'acqua qui abbiamo è già detto pronta? Che sì. Io verso subito il 50% dell'acqua che ho pesato, in modo tale che strutturiamo l'impasto. Adesso all'interno sta avvenendo una cosa bellissima. Si stanno intrecciando due proteine che si chiamano gliadina e glutenina, stanno formando il reticolo proteico, quindi la maglia glutinica che tanto si sente in giro di questo glutine. In questo caso con l'acqua, l'energia della macchina, si inizia a formare questa maglia glutinica. Sale e olio sempre verso la fine, sì, diciamo sempre che in ogni caso. Il sale lo metto quando si è formato un po' l'impasto, Cristina, perché ovviamente il sale, lo sai, tende a separare. A disturbare anche un po' i lieviti, quindi adesso c'è farina e lievito e stiamo formando il glutine. Quando l'impasto sarà quasi omogeneo andiamo a mettere il sale. Solitamente io lo metto subito dopo 5 minuti. Poi al decimo minuto, al decimo mi metto. Poi lavorando in macchina, sai, a volte a mano si anticipa un po' perché sì, è ovvio, non puoi andare con tutti i minuti. Però in macchina possiamo andare tranquillamente. Sì, perfetto. Una volta devo che staccare. Questo impasto è pronto, lo fai riposare? Sì. In quale maniera? Riposa o sul banco o in massa per un'oretta, poi passo alla formazione dei panetti e se lo tengo a temperatura ambiente bene, se no poi lo metto in frigo, lo uso anche il giorno dopo. Perfetto.
Quindi mentre la nostra pasta va, noi abbiamo i panetti già pronti. Sì, assolutamente. Mi fai sì. vedere come viene il risultato? Come no, come che no. lo vedo qui a fianco. Come intanto no. lei va. Sì. E così dopo questa ce la facciamo per stasera, domani. Io metto il resto degli ingredienti. Vai, tranquillo. Intanto tu... Vedo che c'è il panetto già pronto, sì. questo quanto tempo ha di lievitazione? Questo è 36 ore, a 36 quindi, ore, quindi è bello. Fatto qualche, più di un giorno fa? Sì, 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 l'ho messo Guarda. A puntare in frigo, che bello. Vedi la massa d'aria che c'è all'interno. Ecco, adesso facciamo proprio una stesura napoletana, Cristina, quindi andiamo a portare i gas okay. sempre dal centro verso il Fammi bordo. Fammi vedere che mi piace tanto questa cosa. Guarda come è bella elastica questa pasta, ovviamente andiamo... nei due lati, quindi c'è l'espansione dei gas in questo caso, la riporto nella maniera, la faccio girare un po' e poi vado con lo schiaffetto, oggi si usa dire lo schiaffetto alla napoletana, in modo tale che si scrolla la farina e ma le tue mani vanno da sole lì. Vabbè, allora la giriamo sulle mani così in maniera che tutti la possono fare questo. Ecco qua, esteso proprio 33 il diametro di una pizza napoletana. Andiamo adesso quando vado nelle altre pizzerie, non nella tua, vado col metro, così la misuro. Sì, dopo sì, dico, sì. questa non è 33, non la pago. Non la pago. Ecco qua, guarda, ci mettiamo un po' di pomodoro. Okay. A mo' di chiocciolina lo stendiamo, quindi in maniera uniforme si allarga, guarda, basta proprio poco. Poi, ovvio, se c'è qualche zolla la andiamo un attimo a stendere noi. Ci mettiamo un po' di mozzarella. Di mozzarella, fior di latte. Ma la mozzarella è il fior di latte? Sì, assolutamente. Okay. Ecco qua, noi la distribuiamo quasi su tutto il disco di pasta. Guarda, io è brutto strapparlo, però mi tocca farlo. Io ci no, metto invece fogliolina. È bello, poi se lo sì. strappi lo spezzetti, lascia proprio sì, il profumo. Sì, guarda, basta aprirla un po' la fogliolina. Perché adesso ti faccio una domanda, ma olio sì prima o dopo allora, o ti no? Spiego, ti spiego proprio una cosa veloce, non voglio essere molto... L'olio extravergine d'oliva ha un punto di fumo abbastanza alto. Se va in cottura a 350 gradi, troppo, quindi dopo lo mettiamo dopo bene, perfetto, allora inforniamo, va benissimo. Allora, pala. Sì, ti posso chiedere, la vogliamo tirare sulla pala allora, dai, o vuoi che dai. La impalo? No, la impaliamo, ecco qua, allora la impaliamo così, guarda, un po' di farinetta sotto, ecco. Io qua, il disco apro. È pronto, la stendiamo leggermente sopra la pala in modo tale che prenda forma, perché la pala è da 33, quindi abbiamo anche la misura, ah, ecco, quindi qua. e via e la mettiamo dentro. Mi sembra pronta? Assolutamente sì, Cristina. Guarda quanto ha spinto questa pizza. Guarda Bellissima. Che bei bordi. Oh, questa ecco, è una vera pizza, la vera napoletana. Pizza napoletana. Con i bordi, Questa è la mia, vero? Assolutamente sì, la puoi portare, la puoi mangiare. No, me la mangio, non me la porto, me la magno. Hai visto? Sai, Cristina, vorrei farti vedere una cosa importante. I buchetti che ci sono dentro per la giusta lievitazione. Fammi vedere, prendo un cornicione. Guarda, il cornicione è svuotato. Riesci a vedere che ci sono dei buchi all'interno. Adesso tagliamo proprio una fetta, guarda. Ascolta, tagliami una fetta, sì, me la fai proprio penare. Guarda. Attenta che la pizza napoletana dice che ovviamente sborda un po' la mozzarella perché... Ma il suo buono. La senti quanto è però bello. Però devi fare attenzione perché sennò ti sbrodoli. Guarda i buchi. È sintomo di una giusta... Ascolta, guarda i buchi, guarda qui, guarda mangiamo, là. Io guardo dai. Che... La mangi, Cristina, sicuramente. Io sì, io l'assaggio. Così mi dai il Ascolta giudizio. Ascolta un po'. No, un altro giudizio che... Non hai bisogno del mio giudizio. Per me è fondamentale. Parla da sola. Che bello. Parla guarda, da sola. Vederti mangiare in diretta poi è la cosa più bella. Se abbiamo allora, fatto un buon lavoro. Visto che non è 33 centimetri, ma è solo 32, uh-huh. non te la pago. Va però, bene, facciamo va che bene, questa buona. Te la offro. La prossima volta la misuriamo grazie. Insieme. Grazie Dunque, a te. Vera pizza napoletana. Grazie Vincenzo. Grazie. Perché la pasta Fumaiolo è così fresca? Perché utilizziamo solo ingredienti naturali 100% italiani e la conserviamo proprio come faresti tu, solo grazie al freddo. Così è sempre pronta nel tuo congelatore. Scopri e condividi il gusto della pasta fresca Fumaiolo, senza conservanti, buona come fatta in casa, pronta nel banco freezer. Fumaiolo, la pasta fresca più fresca. Prova anche gnocchi, tortelletti e tanti altri formati. Ci
siamo ispirati a voi per creare una polpettina tenera come un bacio. Polpettine Amadori, preparate con gustosa carne di tacchino e pollo 100% italiani. Parola di Francesco Amadori.